iscriverti a questo canale è semplice. Cerca su YouTube San Carlo Borromeo al CDN TV. Entra nella pagina e clicca su iscriviti. E se vuoi essere informato di ogni nuova diretta e di ogni nuovo video pubblicato, clicca sulla campanella. Una email o un messaggio ti avviserà. San Carlo Borromeo al CDN TV. Anche questo è un modo per fare comunità.
Venite, benedetti del Padre mio, dice il Signore, ero malato e mi avete visitato. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo la memoria di San Ludovico da Casoria, sacerdote. Nato a Casoria l'11 marzo 1814 da modesti ma esemplari genitori, Arcangelo Palmentieri fu accolto nell'ordine dei frati minori il 17 giugno 1832, assumendo il nome religioso di Fra Ludovico da Casoria. Il 4 giugno 1837 fu ordinato sacerdote. Guidato dallo Spirito, nel 1847 abbandonò l'insegnamento della filosofia e delle scienze per dedicarsi totalmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. Fondò l'Istituto dei Frati della Carità, detti Bigi, le Suore Elisabettine Bigie e numerose istituzioni caritative a beneficio delle categorie più disagiate. Convinto che l'Africa doveva convertire l'Africa, educò a Napoli giovani africani per renderli apostoli di Cristo nella loro patria. Morì nella città partenopea il 30 marzo 1885 presso l'ospizio marino, da lui fondato per i vecchi pescatori. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, Padre dei poveri e dei sofferenti, che hai reso il tuo presbitero Ludovico da Casoria apostolo intrepido della tua carità, accendi anche nei nostri cuori la fiamma viva del tuo amore, per diventare sul suo esempio e con la sua intercessione operatori di misericordia e strumenti della tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Atalia, madre di Acazia, visto che era morto suo figlio, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale. Ma Ioseba, figlia del re Joram e sorella di Acazia, prese Ioas, figlio di Acazia, sottraendolo ai figli del re destinati alla morte, e lo portò assieme alla sua nutrice nella camera dei letti. Lo nascose così ad Atalia ed egli non fu messo a morte. Rimase nascosto presso di lei nel tempio del Signore per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Il 7° anno Ioada mandò a chiamare i comandanti delle centinaie dei carii e delle guardie e li fece venire presso di sé nel tempio del Signore. Egli concluse con loro un'alleanza, facendoli giurare nel tempio del Signore. Quindi mostrò loro il figlio del re. I comandanti delle centinaia fecero quanto aveva disposto il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini,
quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che smondavano il sabato, e andarono dal sacerdote Ioiada. Il sacerdote consegnò ai comandanti di centinaia lance e scudi, già appartenenti al re Davide, che erano nel tempio del Signore. Le guardie, ognuno con l'arma in pugno, si disposero dall'angolo destro del tempio fino all'angolo sinistro lungo l'altare e l'edificio, in modo da circondare il re. Allora Ioiada fece uscire il figlio del re e gli consegnò il diadema e il mandato. Lo proclamarono re e lo unsero. Gli astanti batterono le mani e acclamarono: «Viva il re!». Quando sentì il clamore delle guardie del popolo, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò ed ecco che il re stava presso la colonna secondo l'usanza. I comandanti e i trombettieri erano presso il re, mentre tutto il popolo della terra era in festa e suonava le trombe. Atalia si stracciò le vesti e gridò: «Congiura, congiura!». Il sacerdote Ioiada ordinò ai comandanti delle centinaia preposti all'esercito: «Conducetela fuori in mezzo alle file e chiunque la segua venga uccisa di spada». Il sacerdote infatti aveva detto: «Non sia uccisa nel tempio del Signore». Le misero addosso le mani ed essa raggiunse la reggia attraverso l'ingresso dei cavalli e là fu uccisa. Ioiada concluse un'alleanza fra il Signore, il re e il popolo, affinché fosse il popolo del Signore, e così pure fra il re e il popolo. Tutto il popolo della terra entrò nel tempio di Baal e lo demolì, ne fece a pezzi completamente gli altari e le immagini e ammazzò Mattan, sacerdote di Baal, davanti agli altari. Il sacerdote Ioiada mise sorveglianti al tempio del Signore. Tutto il popolo della terra era in festa e la città rimase tranquilla. Atalia era stata uccisa con la spada nella reggia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Il Signore ha giurato a Davide, promessa da cui non torna indietro: il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Se i tuoi figli osserveranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre siederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre, qui risiederò perché l'ho voluto. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Là farò germogliare una potenza per Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato, rivestirò di vergogna i suoi nemici, mentre su di lui fiorirà la sua corona. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Alleluia! Alleluia! Spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano.
Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Parola del Signore. Celebriamo oggi San Ludovico da Casoria, per modo di dire mio paesano, che io non sono casoriano, io sono napoletano, lo dissi pure al sindaco di Casoria, se abbiamo l'onore di un nostro cittadino, no sindaco, io sono ospite del suo comune. Io sono nato a Napoli e sono fiero, senza nulla togliere casoriani, ma io sono fiero di essere nato qui in città, anche se da 29 anni abito nel comune di Casoria. San Ludovico da Casoria, illustre cittadino casoriano, era nato lì ed è molto venerato nella città di Casoria, è morto il 30 marzo, però lo si celebra il 17 giugno, il giorno in cui lui entrò nei frati minori. E ancora una volta questo ci fa capire come la santità non è qualcosa che inizia con la morte, perché sapete spesso la data in cui si festeggia un santo è il giorno in cui quel santo è morto, il più delle volte è così, però soprattutto negli ultimi anni, anche per un fatto di convenienza liturgica, poiché per esempio il 30 marzo cadrebbe in piena quaresima e facilmente non si potrebbe celebrare la festa di questo santo, si sceglie una data significativa nella vita di quel santo. Per San Ludovico da Casoria la data significativa è l'ingresso nella vita religiosa, lì inizia il suo cammino verso la santità. San Giovanni Paolo II, che si festeggia il 22 ottobre, il giorno in cui lui iniziò il ministero pontificio, per cui quella data rappresenta una tappa importante nel suo cammino verso la santità. Tutto questo per farci capire che non è che si muore e si diventa santi, ma bisogna già sforzarsi di diventare santi in questa vita, nelle scelte lavorative, nelle scelte familiari, nella carità. È qui che incominciamo a diventare santi per poi entrare nella beatitudine eterna di Dio e vivere in pienezza la nostra santità. Gesù nel Vangelo ci ricorda di stare attenti a non accumulare tesori in terra, che ruggine consuma e ladri rubano. Quindi sono tesori non affidabili, perché come tutte le cose di questo mondo sono destinate a finire, ci esorta invece ad accumulare tesori in cielo, cioè a fare nella nostra vita, costruire dei valori che veramente non si consumano, come per esempio la lealtà, la solidarietà, la carità, la fraternità, l'accoglienza. Questi valori non possono essere né rubati dai ladri né consumati dalla ruggine. Gesù mette il dito in una piaga della quale poco si parla, perché nell'ordine dei peccati noi pensiamo alla bestemmia, pensiamo all'adulterio, poi pensiamo al furto, all'omicidio, e non pensiamo ad altri peccati ugualmente molto gravi come l'avarizia e l'avidità, di cui non si parla e che invece bisognerebbe parlarne, perché se una persona ha come scopo nella vita quello di accumulare beni, poi lascia che disperpero se li conserva, in questo caso poi parliamo soltanto di avidità, poi può diventare avarizia, ma nel momento in cui la mia vita è finalizzata esclusivamente a conservare, ad accumulare, vuol dire che il mio cuore sta lì, perché quello è il mio vero tesoro. Ma come un proverbio napoletano molto sapientemente traduce l'insegnamento del Vangelo di questa sera, qual è questo proverbio? Vediamo se lo indovinate. Tu non sei calabrese, non lo sa. A Napoli abbiamo un proverbio per dire che è meglio non accumulare tesori qui sulla terra, perché qua li lasciamo. Ut avut, non te ne sacca. La bara non c'ha le tasche, quindi quello che accumuliamo su questa terra, qua lo lasciamo.
se ne vede bene qualcun altro che non ha fatto niente per accumulare quei beni e che si dispersa tranquillamente alla salute o alla faccia nostra. Questo poi dipende da come ci siamo comportati su questa terra. Gesù ci invita a puntare la nostra vita su qualcosa di più alto, di più grande, che non siano le cose di questa terra che qua lasciamo, ma siano cose che porteremo poi sempre con noi. Io dico sempre, no, quando andate in un ristorante, no, e mangiate bene, passate una bella serata, non siate spilorci con la mancia che lasciate ai camerieri. Avete goduto voi, fate godere pure loro. Non state a misurare, io devo dare tanto, io devo dare di più, io devo dare di meno, perché i beni materiali che servono, indubbiamente servono i soldi per vivere, però sono uno strumento, non un fine. È uno strumento anche per portare bene, per portare un sorriso a qualcuno e non semplicemente cose da accumulare per poi lasciare qui. Allora l'insegnamento di Gesù ci mette in guardia proprio perché noi siamo sempre molto attenti laddove siamo attratti dalle cose della terra, come le gazze, a proposito che sta ancora qua, non se n'è andata. Come le gazze che sono attratte dalle cose che luccicano, siamo molto attenti perché la tentazione è forte di legarci alle cose della terra, ma noi dobbiamo pensare alla nostra vera patria, che come dice San Paolo non è questa terra, ma la nostra vera patria è il cielo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, oh Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Padre, i doni del tuo popolo e concedi a noi che celebriamo l'opera dell'immensa carità del tuo Figlio, di essere confermati secondo l'esempio di San Ludovico da Casoria nell'amore per te e per il prossimo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il santo pastore Ludovico da Casoria ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i Vescovi ausiliari, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Luigi, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Gennaro, San Carlo Borromeo, San Ludovico da Casoria, San Ranieri di Pisa e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detta ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con lo sguardo, con un cenno del capo, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo sia realmente presente il Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutta mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, dice il Signore.
Preghiamo. O Padre, che ci hai fatti i tuoi commensali, donaci di imitare l'esempio di San Ludovico da Casoria, che si consacrò a te con tutto il cuore e si prodigò instancabilmente per il bene del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, o Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta, Regina della pace, per il nostro fratello Luigi e per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Buona serata.